Tutti affrontiamo dei periodi in cui la vita ci sembra remare contro. A fatica ci tiriamo giù dal letto, ci prepariamo svogliati, ci arrabbiamo contro il traffico ed andiamo al lavoro a testa bassa. Qualsiasi problema, anche il più banale, come la perdita d'acqua di un rubinetto o l'importo troppo alto di una bolletta della luce, ci sembra insormontabile. I pensieri vorticano e vorticano nella testa, si ingigantiscono e di notte non ci fanno dormire. Ti è mai successo? Se si tratta di una giornata o anche di qualche settimana, è assolutamente normale. Non siamo dei robot, non possiamo sempre essere produttivi, allegri e pieni di energie. Se invece questo periodo si protrae per mesi, non possiamo sottovalutare di essere entrati in un loop negativo, se non addirittura di essere depressi e che quindi ci sia bisogno dell'aiuto di un esperto come di uno psicologo. Gli psicologi sono professionisti che aiutano a sbrogliare la matassa dei nostri pensieri e possono guidarci verso una migliore conoscenza di noi stessi. Io invece in questo video desidero condividere quali sono le tecniche che uso per risollevarmi da una giornata no. Se la giornata è iniziata male, non deve finire peggio. Un errore che ho fatto spesso in passato era quello di pensare che se la giornata iniziava male, con qualche problema e magari si presentava un altro guaio, ecco, io credevo che la giornata non poteva che continuare così. Mettevo il muso. E avevo già voglia di andare nel letto a dormire come se la notte fosse il confine dove finiscono i problemi. Ma è assurdo avere questo atteggiamento disfattista. La giornata non è come una ricetta di dolci che se sbagli l'ingrediente la torta è rovinata. Anzi, solo io posso decidere se lasciarmi rovinare l'umore da un evento negativo o se cambiare atteggiamento e cercare di godere di quello che resta della giornata. Da alcuni anni sto cercando di usare questo mindset più ottimista, anche se non mi è sempre facile, ma avere chiara la volontà di non lasciarmi sopraffare dalle difficoltà della vita è già un grande passo avanti. Entra nella vita degli altri. Ho letto su molti libri di psicologia che quando sei triste dovresti guardare questo sentimento e attraversarlo. Ti dirò, non ho mai capito cosa voglia dire esattamente e non metto in dubbio il suo beneficio. Io personalmente preferisco distrarmi da questo sentimento di tristezza, non per negarlo, ma per non ingigantirlo, che per mia esperienza è la cosa peggiore. Per farlo mi piace immergermi nelle storie degli altri, storie che si trovano nei libri oppure nei film. Generalmente prediligo la lettura perché essa stimola la mia fantasia. Quando leggo mi dipingo in testa i protagonisti del libro, in un modo del tutto personale. Anche il cinema ha un effetto calmante e rilassante sul mio stato mentale. Dopo una proiezione cinematografica esco dalla sala piena di immagini, di parole, di suoni, della musica che mi rimangono in testa per ore e mi coinvolgono a tal punto che non penso più al mio malumore. Fai sport. Che sia una camminata, un giro in bicicletta, una nuotata, una partita a pallavolo o un ballo, ho sempre trovato che fare attività sportiva abbia un effetto rilassante non solo sul mio corpo, ma anche sulla mia mente. Molti studiosi, affermano che lo sport migliora l'umore perché il cervello rilascia endorfine e la serotonina, che sono degli ormoni della felicità. Inoltre è un'azione calmante sui nervi, riduce l'ansia e lo stress. Sono assolutamente d'accordo e percepisco che dopo l'attività fisica e una bella doccia mi sento molto più tranquilla e appagata. Cammina nella natura. Il contatto con la natura mi dà sempre una dose di buon umore. Mi piace sentire lo scricchiolio delle foglie sotto i piedi. Mi piace accarezzare i tronchi degli alberi e percepire la loro ruvidezza sotto le mani. Mi piace respirare a pieni polmoni e inebriarmi dell'aria fresca della montagna o di quella salina del mare. Mi piace portare lo sguardo sulla bellezza dei fiori, delle piante, delle nuvole,
verso tutto quello che mi circonda, come se il contatto con la natura riattivasse in me tutti i sensi, riportandomi a una condizione di benessere. Cambia ambiente, uscire dall'ufficio, dalla casa, dalla città dove c'è un problema o dove semplicemente mi sono sentita triste, ha spesso avuto un effetto tranquillizzante sulla mia persona. Mi capita di legare uno stato d'animo a un determinato ambiente e allontanarmi da esso mi aiuta sempre. Prendere l'auto e percorrere una strada nuova, prendere il treno o la metropolitana anche per un breve tratto, spostarmi in un luogo diverso da quelli frequentati normalmente, sposta la mia attenzione sul nuovo contesto e su tutte le sue incognite. Mi inoltro per esempio in un quartiere nuovo della mia città o che ho solo raramente frequentato e questo mi trasmette un senso di avventura che la mia mente accoglie e rielabora lasciando in secondo piano la tristezza. Progetta un viaggio. Non posso non citare una delle attività che mi dà più gioia. Anche se non so ancora quando esattamente potrò permettermi un viaggio. In termini di tempo e in termini di denaro, nei momenti di sconforto che mi possono capitare, progettare un viaggio è un'azione che mi ridà il sorriso. Inizio a immaginarmi dove andare, guardo su internet le foto di una destinazione e leggo i blog che ne parlano. Il momento più bello è proprio quello dell'ispirazione. Crescerà in me una sorta di innamoramento per il luogo scelto che mi porterà nel momento giusto all'azione, cioè alla programmazione e alla prenotazione del viaggio. È proprio la ricerca di dove andare che mi scuote dall'intorpidimento mentale e mi sprona a reagire e a essere più ottimista. Fai attività creative. Quando sono giù di morale, non mi viene voglia di scrivere o dipingere o fare video. Però quelle volte in cui mi sono forzata a fare queste attività ne ho tratto subito beneficio. L'attività creativa mi stimola e mi stanca. Mi stimola perché sfida le mie capacità e mi stanca perché creare consuma molte delle mie energie. È un po' come se mi svuotassi non solo delle mie forze, ma anche delle tensioni, delle amarezze, di tutto quello che si è accumulato dentro l'anima. Sulla carta o sulla pellicola prendono forme parole, immagini ed è come specchiarsi e liberarsi e questo mi gratifica e la gratificazione mi riappacifica. Questi sono i metodi che applico nelle mie giornate storte e sono del tutto personali. Non pretendo di aver puntato la bussola nella direzione giusta anche per te, ma mi auguro tu abbia trovato un po' di ispirazione o di intrattenimento. Se ti piacciono questi video che trattano temi come i viaggi, la crescita personale, ti invito a iscriverti al mio canale e ti lascio con le parole di Jim Morrison. Sorridi sempre, anche se è un sorriso triste, perché più triste c'è la tristezza di non saper sorridere.